sistema. Partita la prima batteria. Una Yuri Soriani, poi Bernabei e Tassi. Yuri Soriani hanno fatto una terzetta, Soriani, Bernabei e Tassi. Abbiamo tempo della giornata subito, 42-22 di Andrea Tassi. Puramente statistica questa mia osservazione. Tempo di 41-22, io vi so, 4-1-2-2. Duccio Marsi lì davanti, fresco campione italiano per pochissimo ieri. Duccio Massili, Simone Mazza, 41-22, tempo da battere, quando sta per suonare la campana. Sì, ripeterà il confronto, Massili, Sargoni, passa da Comazza. Passa da Comazza, arrivano insieme, bella la spaccata, 40-86, miglior tempo, direi all'unisono per... Paoloni davanti a Casoni in questo primo giro, Giuliano Maoloni, poi Davide Casoni e gli altri tre molto vicini hanno preso un buon vantaggio, due atleti. Passa Maoloni e Casoni, passano Maoloni e Casoni alla campana e a quel tempo 40-86 di Marsili, 41-22 di Sorino. Arriva Maoloni, 41-46, 4-1-4-6. E allora velocemente leggo i 16 tempi del... Anche oggi sono disponibili le foto ufficiali del campionato presso lo stand di Smile Photo Agency. Simone Baroni è partito molto bene, riesce a tenere il vantaggio, passa Lorenzo Cirilli in seconda posizione davanti a Bernabei. Baroni, Cirilli, Bernabei. Bisogna fare 41 per essere sicuri nel finale. Passa Cirilli, bello il sorpasso dell'atleta di Martin City. Arrivano insieme praticamente, il tempo 41-69, 4-1-6-9. Riesce ad andare davanti Manera e poi Bedon. Prova Scotto all'interno, sono Manera, Bedon e Scotto. Distanziato Marco Fiori. Intanto suona la campana e torna davanti Manera, Bedona, Scotto e Fioretti. Questo l'ordine è Filippo Manera. Tempo 41-92, 4-1-9-2. No, partiti, batteria numero 6, terz'ultima, Maiorca davanti e poi Gregualdo. Ovviamente staccato in cani sono Vincenzo Maiorca e Nicolo Gregualdo che vanno a prendere la campana in questo frangente.
grande tecnica per entrambi. Attenzione alla ultima curva e poi occhio al tempo. Arrivano insieme 41 e 29, 4-1. Partita la settima batteria con Dennis Arduini subito davanti ad Andrea Maria De Tomasi. Dennis Arduini ieri secondo per 4 centesimi, mi pare di ricordare. 4 centesimi oggi di lì, ora il confronto a distanza, anche se è importante andare a passare il turno, passare i quarti di finale. Tutti e quattro molto distanziati, ecco il cronometro per Dennis Arduini. Tempo di 41 e 45, 4-1, 4-5. Enrico Salino davanti, velocista della San Mauro Torinese, seguito da Piero Gigli, l'atleta di casa della Luna Sponza Casa. Confermiamo per oggi, ritrovo ore 16.30, ore 17 inizio gara, ma attenzione all'ultima batteria. Sono ancora in palio posti per la finale, sempre Salino e Piero Gigli. Passa le sue piacere, ingresso curva, ma arrivano insieme, occhio al tempo. Il tempo non c'è, ma ci sarà. Quindi, in attesa della comunicazione del...